Amici di Fuori Area, appassionati di calcio dilettante, benvenuti a Monte San Savino, Stadio Le Fonti, è la finale di ritorno dei playoff di eccellenza, benvenuti a San Savino, Lupa Frascati, il saluto da parte di Alessandro Serra, Luca Lo Iacono e Stefano Felici che curerà per voi le immagini di questa gara. Si riparte dal 4-3 dell'andata in favore dei toscani, un bottino sicuramente importante da gestire per la formazione di mister Roberto Fani, che oggi potrebbe festeggiare l'approdo in Serie D davanti ai suoi tifosi. Dall'altra parte c'è la Lupa Frascati, che non ha alternative alla vittoria, ma oltre alla vittoria devono arrivare anche due gol a discarto per la formazione di Pokesci, che oggi è squalificato e seguirà la partita dalla tribuna. Andiamo subito a leggere le formazioni, ovviamente partiamo dai padroni di casa del San Savino. Questi gli 11 scelti da mister Roberto Fani: Liberali, Bencivenni e Bambi, Fettolini, Simoni, Tanganelli, Zacchei, Bartolini, Capacci, Baculias e Guerri. In panchina a disposizione del tecnico ci sono Colcelli, Undini, Cocci, Maggi, Monaci, Casini e Guerrini. Vediamo come risponde la Lupa Frascati di Sandro Pokesci, Paoletti in porta, poi Marcelli, Marziale e Festa, Gagliarducci, Casciotti e Ogni Bene, Masini, Guardabascio, Iannotti e Cicchella. Panchina per Pagano, Gimò, Lisi, Traditi, Ferri, Dezzi e Polverino. Iannotti, Festa, ancora per Iannotti, limite dell'area, il tocco d'esterno per Guardabascio, ancora Iannotti, in area Iannotti, si prova la conclusione, bravissimo, Liberali, in uscita bassa, ancora Lupa però. Con Cichella, poi Festa, prova a cambiare gioco dalla parte opposta, verso Ogni Bene, che parte però da posizione di fuori gioco. Scende in campo, però. È pronto Ogni Bene dalla bandierina, parte il cross, attenzione al pallone che filtra, la conclusione, il gol! Lupa Frascati in vantaggio, ha segnato Festa, si sblocca la partita al 38esimo del primo tempo, il gol sotto misura di Festa, che adesso ovviamente va a festeggiare con i tifosi che si trovano alle spalle di Paoletti. Si riapre il discorso per promozione in Serie D, il gol di Festa, Lupa in vantaggio al 38esimo. Dunque seguiamo questo corner in favore del San Savino con Zacchei, pronto a mettere il pallone dritto all'interno dell'area di rigore. Parte la traiettoria, pallone sul secondo palo, colpo di testa di Bambi sotto misura, il pareggio del San Savino con Bartolini, ancora lui, Bartolini, dopo la tripletta dell'andata, il gol anche nella sfida di ritorno, tutti a festeggiare con mister Roberto Fani, parità ristabilita al 45esimo esatto di questo primo tempo, al gol di Festa risponde Bartolini e adesso il San Savino ritorna decisamente in vantaggio. Gol del pareggio, attacca però la Lupa, attenzione agli Iannotti, pallone centrale per Cichella, poi Ogni Bene, posizione regolare, attenzione Ogni Bene, pallone sul secondo palo, Guardabascio, 2-1 per la Lupa Frascati, ancora in vantaggio la formazione di Pokesci, Pino Guardabascio sotto misura, non sbaglia e ancora una volta si riapre completamente il discorso, San Savino 1, Lupa Frascati 2, il gol di Guardabascio proprio al 47esimo, 30 secondi ci separano dalla fine di questa prima frazione di gioco e Lupa